Il tagine è un piatto del Nord Africa, in modo particolare del Marocco. Somiglia un po' a dei piatti napoletani, vogliamo fare degli esempi. Sicuramente sì, allo spizzatino. Movimce si terrà dal 20 al 29 ottobre a Napoli Est, in varie sedi che saranno tra San Giovanni, Barra e Ponticelli. È un festival della biodiversità, del cibo e delle culture. Al centro del festival ci sono i film, naturalmente, ma tutti i film che verranno proiettati, si accompagnano e si sposano a dei momenti di convivialità e degustazione di cibi, che hanno delle connessioni con le tematiche che i film indagano. E oltre alle proiezioni di film, in realtà ci sono poi tutta una serie di attività collaterali, laboratoriali, fra cui appunto laboratori di cucina multietnica che fanno interagire la cucina napoletana con cucine da tutto il mondo. Ma nella cucina araba, come quella napoletana o meridionale in generale, ci sono molte comunanze. E poi la cosa principale è nell'uso del cibo come un momento di convivialità nelle famiglie o tra amici. E il tagine è un piatto del Nord Africa, in modo particolare del Marocco, è fatto con una montagna di cibolle tritate. Con le spezie, che sono le spezie base, si mettono insieme con il coriandolo fresco alla carne di vitello o di agnello, in questo caso di agnello, e poi dopo si aggiungono le verdure che sono carote, patate, zucchine, quello che capita. Somiglia un po' a dei piatti napoletani, vogliamo fare degli esempi. Sicuramente sì, allo spezzatino di manzo con le verdure, quindi. Davanti a te ci sono ingredienti base sia della cucina araba che di quella napoletana, ce lo racconti? Sono i ceci, sono da noi, il ceci è la regina o il re della cucina, nel senso che si usa in tantissimi piatti e la cosa principale negli antipasti nella cucina medio orientale è il hummus, le falafel, che sono a base di ceci. Cuore della manifestazione Movimce è un concorso che abbiamo riservato a giovani registi italiani con meno di 35 anni, che appunto avessero affrontato attraverso i loro cortometraggi il tema del cibo, inteso però come lo intende Movimce, cioè il cibo come veicolo di incontro fra culture diverse e popoli diversi e come opportunità per affrontare delle questioni ambientali, sociali e civili.